futuro anteriore, c'è questa possibilità con il Trento Calcio oppure no? Ma c'è sempre una possibilità di collaborazione, è un qualcosa che stiamo parlando, discutendo dall'anno scorso. Ci potrebbe essere una collaborazione nostra, mia personale o di altri, per aiutare questo progetto che si sta dimostrando importante. Se sono rose, fioriranno. Insomma, se sono rose, fioriranno tra Mosna e il Trento Calcio di Giacca, con il patron della Trentino Volley proiettato pure sulla prossima stagione agonistica che dovrebbe iniziare a settembre. Partenze eccellenti, qualche nome: Kovacevic, Vettori e Grebennikov, ma con arrivi altrettanto importanti tipo Nimir, Coi e Rossini, in attesa poi di altri colpi di mercato ormai addirittura d'arrivo. Squadra progettata prima del Covid-19, dunque a livello economico si farà qualche sacrificio. È stata una squadra organizzata, preparata pre-Covid, adesso ci troviamo post-Covid a doverla gestire, e mi riferisco alla parte economica che sicuramente costituirà un problema. Partite che si dovrebbero giocare a porte aperte ma in un palazzetto a capienza ridotta, e si pensa allora a una card per gli abbonati. Limitatamente a 1000 unità, che dia la possibilità di una prelazione e anche di poter così accedere a delle altre prerogative, ad altri vantaggi agli abbonati stessi, compresa la Web TV. Finale, tornando all'inizio, presidente Mosna, se l'operazione Trento Calcio dovesse andare in porto, la domenica si sdoppierà tra stadio Briamasco e palazzetto? Ci sarà anche forse quell'eventualità.